Ci sono volute 5 puntate per avere un assaggio del vero The Last of Us, ma finalmente in questo episodio, che per quanto bello sono convinto potesse dare di più, sono presenti tutte le componenti che fin dall'inizio avrei voluto vedere in una storia di questo tipo. C'è cattiveria, umanità, tensione e soprattutto, attraverso alcuni specifici personaggi, viene dato spazio a quello che dovrebbe essere il fulcro della serie. Come al solito in questa recensione ci saranno spoiler sulla puntata, ma non sul futuro della storia. Parlerò solo di ciò che ci è stato mostrato finora. Vorrei cominciare parlando proprio dei personaggi che ci hanno accompagnato in queste ultime due puntate, che non rivedremo mai più e che incarnano perfettamente quel concetto cardine a cui ho fatto cenno nell'introduzione: Harry e Kathleen. Nel corso di questo episodio veniamo a conoscenza del passato di Harry, di come collaborasse con la Fedra per prendersi cura di Sam e avesse tradito il precedente leader del gruppo che si opponeva al terribile governo militare della ZQ, ovvero il fratello di Kathleen. Questa vicenda è il perfetto esempio di come le persone agiscano all'interno del mondo di The Last of Us. Nonostante Harry stesso, durante una conversazione con Joel, ammetta di essere il cattivo della storia, proprio perché ha fatto una cosa cattiva, noi spettatori sappiamo benissimo come la realtà sia più complessa di così. Non c'è solo il bianco o il nero, non esistono persone buone o cattive. Forse le azioni di tali individui possono essere classificate secondo questo basilare criterio, ma non chi le compie. Questo discorso chiaramente non vale solo per la serie, ma anche per la nostra vita in generale, solo che il contesto nel quale si trovano i personaggi di The Last of Us amplifica enormemente le conseguenze delle loro scelte. Harry non è né buono né cattivo, è solo un sopravvissuto, che ha preso delle decisioni per se stesso e le persone a cui tiene. Questo Michael lo sapeva benissimo, infatti nonostante il tradimento perdona Harry e chiede alla sorella di fare lo stesso. Anche Kathleen comprende perfettamente questa cosa, ma a differenza del fratello, che da ciò che ci dicono era praticamente un santo, non riesce ad andare avanti e cerca vendetta. Possiamo forse biasimarla per questo? Difficile mettersi nei suoi panni e dire se magari noi reagiremmo in modo differente, non potendo fortunatamente vivere ciò che ha vissuto lei. Ma su una cosa penso possiamo tutti concordare. Esattamente come Harry, anche lei non può banalmente essere etichettata come cattiva. Tale concetto può benissimo essere esteso all'intero gruppo di cacciatori. Vediamo come siano persone unite e fedeli le une alle altre, ma anche come non si facciano il minimo scrupolo ad uccidere. E una volta venuti a conoscenza dei comportamenti tenuti in quella zona dalla Fedra, possiamo facilmente capire il perché della loro crudeltà. Sono forse cattivi? No, sono semplicemente dei sopravvissuti. Avevo già espresso nella scorsa recensione il mio parere positivo per l'approfondimento sui cacciatori che è stato effettuato nella serie, e ci tengo a ribadire tale concetto. Mentre nel gioco i gruppi armati che incontrano Joel e Ellie sul loro cammino sono semplicemente dei generici nemici messi come ostacolo, in un adattamento televisivo questo stratagemma non avrebbe funzionato. Bisognava dare obbligatoriamente un'identità a chi stava cercando di uccidere i nostri due protagonisti, e ciò è stato egregiamente fatto, soprattutto attraverso Kathleen. La sua storia, per quanto semplice, risulta estremamente funzionale. In più, nonostante questo personaggio non goda di elevato minutaggio, è sufficiente un piccolo monologo per caratterizzarlo quanto basta e farci capire un'ulteriore cosa sul mondo di The Last of Us. In quella realtà, essere troppo buoni, come lo era il fratello di Kathleen, non serve a nulla, non porta risultati. È invece grazie a lei, una leader capace di compiere scelte difficili, di fare ciò che è necessario, che i cacciatori sono stati in grado di liberarsi dell'oppressione della Fedra. Per sopravvivere bisogna essere pronti a tutto, anche ad azioni crudeli che nessuno si augurerebbe di dover fare. I racconti sullo spietato governo nella ZQ di Kansas City ci fanno inoltre capire come quel tipo di regime militare sia sbagliato e possa portare alla nascita di realtà estremamente spiacevoli, giustificando di conseguenza l'esistenza di gruppi come quello capitanato da Caitlin o le stesse Luci. Ma nel corso della puntata viene anche ampliata la nostra visione del mondo di The Last of Us, mostrandoci come alcune persone abbiano trovato delle alternative, adattandosi in modo differente a questo nuovo mondo. Attraverso l'insediamento sotterraneo che Harry, Sam, Joel e Ellie trovano durante il loro passaggio nelle gallerie, veniamo a conoscenza di come gruppi di persone si fossero stanziati sottoterra ad inizio pandemia, dando vita a dei veri e propri accampamenti. In quello dove sono finiti i nostri protagonisti, osserviamo come in quel luogo l'umanità avesse continuato a resistere ed esistere nonostante tutto,
i disegni dei bambini, le lezioni alla lavagna, i fumetti, quella porta disegnata sul muro per giocare a pallone, sono i disperati tentativi effettuati da chi abitava quel luogo per ricercare una parvenza di normalità, per ritagliarsi un angolo sicuro nel quale il mondo prima del Cordyceps potesse sopravvivere. È stato un momento molto emozionante, a maggior ragione quando osserviamo Ellie e Sam approfittare del posto per giocare, ridere e scherzare, come farebbero due bambini qualunque nel cortile fuori casa. Per qualche istante viene concesso loro di comportarsi da ragazzini quali sono. Harry è felice di vedere il fratello così. Joel non può che lasciarsi andare al ricordo di Sara osservando Ellie giocare a calcio. Tutti loro possono prendersi un momento per abbassare la guardia, prima di uscire, abbandonare i fantasmi di un mondo che ormai non esiste più e piombare nuovamente nella durissima realtà di cui fanno parte. L'insediamento sotterraneo si trovava anche nel gioco ed è stato perfettamente riproposto. Persino il disegno dei protettori Ish e Danny è identico, una bellissima citazione, ma all'interno delle gallerie attraversate dai nostri protagonisti avrei preferito trovare anche filamenti del Cordyceps, soprattutto vista la quantità di infetti che vediamo successivamente uscire dal sottosuolo. Per rimanere il più fedeli possibile all'ambientazione originale, hanno preferito non inserirlo, ma tutto sommato penso avrebbe giovato alla narrazione, anche per inserire qualche difficoltà in più a Harry, Sam, Joel e Ellie durante la loro fuga, perché praticamente, fatta eccezione per la sequenza finale, hanno semplicemente camminato fino all'esterno senza alcun tipo di problema. Ritengo che durante il loro percorso si sarebbe potuto giocare di più con la tensione, ma questa componente nella serie continua a mancare o essere fortemente altalenante. Fortunatamente però sul finire dell'episodio le cose si movimentano e finalmente tornano ad essere presenti gli infetti, che parevano quasi essere spariti dalla serie. Sono molto felice di dire come quella scena sia praticamente perfetta. C'è tutto. Pathos, ansia, con Ellie che fugge, Joel che la protegge da lontano entrando in modalità God con il cecchino, la bambina clicker inquietantissima e la prima apparizione del Bloater, reso benissimo. È stato fatto un lavoro magistrale sia per quanto riguarda il trucco che per gli effetti visivi. Apprezzatissima poi anche qui la citazione all'opera originale. Il modo in cui questo nuovo tipo di infetto uccide il sottoposto di Kathryn è esattamente come si moriva nel gioco quando ti arrivava addosso. Se gli infetti sono stati gestiti in modo magistrale nella scena, purtroppo però non posso dire lo stesso per i cacciatori. Non ho apprezzato molto come per ben due volte Kathryn avrebbe potuto uccidere Harry senza problemi e si è lasciata sfuggire entrambe le occasioni, non si sa bene per quale motivo. Questo tipo di soluzione, dove il cattivo di turno sta per uccidere il buono e invece di darsi una mossa perde tempo aspettando che la situazione si ribalti, non mi ha mai fatto impazzire. Potevano inventarsi una messa in scena migliore. Arriviamo ora a parlare della conclusione dell'episodio, che praticamente è un vero e proprio macigno che si abbatte sullo spettatore. Conoscendo già la storia originale, sapevo cosa sarebbe successo, ma mi chiedevo come avrebbero trasposto l'imprescindibile conversazione finale sulla paura tra Ellie e Sam, visto che non si sa bene per quale motivo hanno preso un attore sordomuto per il ragazzo. Per non perdere quel discorso importantissimo, hanno adottato lo stratagemma della lavagnetta, attraverso la quale i due riescono a scambiarsi più o meno le stesse battute che ritroviamo nel gioco. Sinceramente non penso che in questo modo la scena abbia reso di più, anzi, ma l'importante è che in qualche modo ci sia stata. Francamente non riesco a comprendere il perché abbiano cambiato Sam rendendolo sordomuto. Non ci credo che l'attore fosse il più bravo per il ruolo, visto che la parte non è nulla di così complesso o incredibilmente difficile. In più la sua particolare situazione non aggiunge nulla alla puntata. Non è che in un determinato momento il gruppo si trova in difficoltà a causa del non poter sentire o parlare del ragazzo. Quindi personalmente qui grido quasi all'inclusività forzata ad ogni costo. Ma chiudiamo parentesi, non apriamo questo vaso di Pandora. L'attore comunque è stato bravo e in qualche modo hanno portato il risultato a casa. Sarà interessante ora vedere come la perdita di Harry e Sam influenzerà Ellie. La scena della loro morte è stata pressoché identica a quella che troviamo nel gioco, se non fosse che qui il ragazzino ha mostrato il morso all'amica durante la loro ultima conversazione, e ciò è servito per far emergere tutta l'ingenuità di Ellie dovuta alla giovane età. Il suo pensare di poter curare Sam con il sangue era un tentativo disperato dall'infinita dolcezza, era l'unica cosa che poteva fare e con tutta probabilità credeva davvero potesse funzionare.
Stiamo pur sempre parlando di una bambina e la serie ogni tanto riesce a ricordarcelo nel migliore dei modi. Ha cercato di proteggere Sam come avrebbe fatto una sorella maggiore. Era quello il tono che hanno voluto dare al rapporto modificando l'età del ragazzino. Nel gioco erano praticamente coetanei, mentre qui lui è molto più piccolo. Ormai è chiaro come tutti gli incontri di Ellie e Joel durante il viaggio siano solo funzionali allo sviluppo dei due e del loro rapporto. Il terreno per la prossima puntata è stato ben preparato, speriamo ora il livello continui a salire. Questo quinto episodio è stato sicuramente il migliore della serie fino ad ora. Spingendo maggiormente sull'acceleratore si sarebbe potuto fare di più, ma è stato comunque eccezionale. Adesso sono molto ottimista per le prossime puntate. Abbiamo superato la metà della stagione e non manca poi tanto alla fine. Più o meno so di preciso cosa dovremmo vedere in ogni puntata e mi auguro non abbiano combinato inutili casini. Vi do appuntamento alla prossima recensione e ricordate: se non credete nel buio, cercate le luci. Credete nelle luci. Come fai a non avere mai paura? Chi dice che non ce l'ho? Cosa ti spaventa? Vediamo. Gli scorpioni sono spaventosi. Rimanere da sola. Ho paura di restare sola.